Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. L'argomento di oggi è particolare perché parleremo di animali fantastici, che poi scopriremo che tanto fantastici non sono, nel senso che è un discorso che va da, è anche storico, è un discorso che va dalla storia alla leggenda. Soprattutto è un discorso che ci mette a contatto con delle creature che possono essere state definite mostri, magari. Perché non si conoscevano, non se ne conosceva la natura, ma comunque ci mettono in relazione con un fenomeno che esiste sul nostro pianeta, è sempre esistito ed è un fenomeno di intelligenza diversa al pari di animali che non hanno magari le nostre forme, ma hanno sicuramente un'intelligenza. È un discorso molto vasto e complesso e abbiamo qui l'occasione di parlarne con Elio Bellangero, ricercatore della Eco Spirituality Foundation. Nel campo della criptozoologia, benvenuto. Grazie, grazie Rosalba. E anche Giancarlo Barbadoro, che mi affianca, sicuramente ha delle cose da dire in merito, quindi andiamo decisamente ad approfondire questo argomento vastissimo, perché vastissimo lo è veramente, non saprei Sì, neanche da che parte cominciare. è molto ampio, si allarga ad un ventaglio di ricerca veramente incredibile e affascinante. Perché se vogliamo la sfera degli animali fantastici è un po' la parte più eterea della criptozoologia, che è lo studio degli animali Sì. nascosti, cioè, quindi sconosciuti o teoricamente impossibili, eccetera. Nell'ambito della criptozoologia l'animale fantastico ha un posto, anche se siamo abituati a considerarlo come relegato nell'ambito della fantasia, dei mondi fantastici, Della delle fiaba, fiabe, sì. delle E poi folle, dei venivano fumetti, sono eccetera. banalizzati in questo Esatto, modo. molto banalizzato dai mondi culturali, molto anche demonizzato dalle grandi religioni, che ne hanno impedito praticamente uno studio sostanzioso e concreto. Ma c'è chi l'ha studiato a fondo e da sempre, come dicevi tu, fa parte della nostra storia. Mi viene in mente Ulisse Aldrovandi, che è uno dei padri della scienza naturalistica moderna, che alla fine del Cinquecento scrisse due libri, Serpentum et Draconum Historiae e Monstruorum Historiae, che rappresentavano tutto lo scibile del tempo che aveva a che fare con gli esseri sconosciuti. Tra Certo. l'altro con una grande intelligenza di analisi, perché non erano soltanto credulonerie, non riportava credulonerie, ma riportava fatti dicendo: ecco, questo è un falso, questo è solo leggenda, questo invece secondo me è Quindi un serio proprio vero, un serio ricercatore, come dovrebbero ricercatore essere che ci ha veramente. parlato di tante cose molto interessanti. Ecco, io passerei un filmato, inizierei subito con un argomento che è molto particolare, che sono le sirene, perché Sì. ci riporta anche a qualcosa che non è del lontano passato, ma che succede anche adesso. Quindi andiamo su un filmato che è abbastanza sconvolgente, perché mostra un avvistamento di una sirena. Certo, gli scettici diranno che è un falso, però gli avvistamenti del genere ce ne sono stati parecchi, no? Tantissimi, tantissimi. Questo in particolare è uno dei più recenti, del 2013, su di una spiaggia in Israele. Tra l'altro avvalorato dal fatto che quella zona geografica, nelle leggende popolari,
da sempre ricorda la presenza di strani animali o personaggi comunque che emergono dal mare. Quindi non è spuntato come un fungo perché qualcuno ha voluto inventarsi qualcosa per fare colpo in un qualche modo. Da sempre la gente del posto parla di avvistamenti del genere. Naturalmente sì, c'è stato più di un sito si è Certo. preoccupato di dire che era un falso, ma quello che si vede comunque è molto particolare e immagini come questa si ritrovano anche in tanti altri filmati colti qua e là per il mondo, dalla Groenlandia alla Spagna, all'Indonesia, al Sud America, al Sudafrica, Zimbabwe, eccetera. Ce ne sono davvero tanti, sono impressionanti, tra l'altro anche fatti ad opera di ricercatori di altissimo livello, tipo geologi marini, cioè Sì. non gli ultimi arrivati. Ecco, tu prima mi parlavi della fenice che ti Sì, colpisce come simbolo, parliamone. parliamo della fenice. Poi magari ancora un accenno sulla sirena lo faremo. Anche adesso se vuoi, Anche, sì, sì, no, chiudiamo ci su. tene, mi colpisce anche la sirena, perché è proprio forse è quella che è stata più bistrattata, perché insomma è entrata nel mondo dei fumetti, c'è cioè la sirena più famosa è la sirenetta di Walt Disney, ma in realtà la sirena che cos'era davvero? Se ne parla dall'alba dell'umanità. Cioè, tutte le antiche culture avevano un loro riferimento a esseri di questo genere. E un momento letterario e culturale importantissimo che è quello di Omero, delle sirene di Ulisse, le Vero, famose questo è sirene di Ulisse. No, interessante. è veramente molto interessante perché le sirene di Ulisse dell'Odissea sono rimaste storiche e famose. Però se si va a leggere il testo di Omero, questi personaggi strani non è che cercassero di ammaliare Ulisse per portarlo ad un mondo di bagordi e gozzovigli o chissà quali strane cose magiche. No, gli parlavano a tu per tu dicendogli guarda, se vuoi venire con noi tu conoscerai e saprai più cose. Quindi che cosa Invece gliel'hanno erano? Gliel'hanno impedito. impedito, sì, lui avrebbe anche un po' voluto, ma i suoi marinai lo legarono Esatto. all'albero Quindi maestro c'è un e risvolto c'è un risvolto che è particolare di stato anche lì conoscenza, un risvolto di banalizzato. conoscenza. La Fenice. La Fenice, grazie per aver introdotto me perché è il mio animale fantastico d'elezione. La Fenice è un uccello meraviglioso, nella storia anche qui di tutti i popoli del pianeta, tutte le culture, anche remotamente dagli Inca ai giapponesi, passando per tutte quelle che ci sono in mezzo, hanno un riferimento ad un personaggio del genere. Uccello meraviglioso, la leggenda vuole che ce ne sia sempre solo uno sulla terra, vive per 500 anni. Dopodiché si lascia morire incendiato dal sole, ma questa sua morte non è una morte, è una morte che prelude a una rinascita, perché la sua morte lascia vivo un uovo che dopo 3 giorni, i famosi 3 giorni, Famosi 3 giorni. nasce, cioè risorge Ma qualcosa. guarda. È un simbolo di rinascita che abbiamo fin dagli antichi Egizi. Certo. Gli antichi Egizi la chiamavano Bennu e a me piace sempre ricordare che la identificavano come l'airone cinerino, cioè un particolare uccello Molto molto particolare. particolare nella tradizione druidica anche. Per me lo è Lo stato è, molto lo è, particolare lo è, perché sì, ho avuto un immagino. incontro particolare con un airone. Ma la Fenice, cosa ci puoi dire sulla Fenice? Tu l'hai accostata anche a una simbologia di cui hai parlato anche nel libro che abbiamo scritto sulle piante, sugli Sì, animali. ma come diceva prima Elio, il simbolo della Fenice è un simbolo molto antico, antichissimo. Il fatto che ci sia quest'uovo che lascia, che dopo 3 giorni dà di Abbiamo nuovo fatto. vita, ricorda molto la Pasqua cristiana del Cristo che muore, rinasce, risuscita dopo 3 giorni. Diciamo che sono sempre rimpallando sempre le stesse cose. Beh, andando più in profondità, secondo me possiamo trovare il simbolismo della Fenice legato anche a quello del pellicano, cioè praticamente questo uccello che fa nutrire i suoi figli della propria carne. E questo porta ancora a cose più antiche, cioè
porta ad esempio a valutare come, secondo antiche tradizioni, soprattutto dello sciamanesimo druidico europeo, l'uomo, l'umanità derivi dalle piante. E quindi le piante che a un certo punto sono stati i più antichi esseri del pianeta. Sono stati i primi, i primi. E oltretutto c'è oggi come oggi tutta una teorizzazione che porta alla trasformazione diciamo delle cellule da vegetali in animali, per cui c'è anche questo passaggio ormai. E quindi le piante che si lasciano depredare dei propri frutti, e quindi con quel famoso precetto antico di non, già biblico, che diceva di non cibarsi di altre creature se non di tutto ciò che era prodotto dalla terra. Ecco. Dobbiamo interromperci un attimo per la pubblicità. Allora, il discorso è vastissimo. Sulla Fenice volevi dire ancora qualcosa? Sì, quello che diceva Giancarlo mi ha fatto ricordare che nei miti più antichi della Fenice, almeno quelli che conosciamo, che risalgono all'area egizia, si parlava della Fenice come collegandola a Venere. Loro chiamavano il pianeta Venere la nave della Fenice. E allora che cos'era davvero questa Fenice? Tra l'altro c'è anche nelle leggende dei nativi americani che la chiamano, non so come si dice in nativo, ma la traduzione in inglese è Thunderbird, uccello del tuono. E parlano di questo uccello del tuono come di un essere sceso agli albori dei tempi sulla nostra terra per sconfiggere tutti i mostri malfagi. E questo mi fa pensare. Mi fa pensare a questo mito importantissimo Fetonte che arriva sulla Terra per civilizzare un pianeta in preda ai grandi sauri. Esatto. Sauri, passiamo ai draghi. I draghi, sì, va i bene. I draghi, perché veramente il discorso è vastissimo. Sì. Però i draghi ce li fanno vedere un po' in tutte le salse, bene, nel male, la Chiesa li ha demonizzati. Ci sono migliaia di film e letteratura sull'argomento. Cosa possiamo dire sul drago? Ma una cosa sopra tutte è che soltanto in uno stretto ambito della cristianità il drago è stato visto come un essere malvagio, mentre tutto il resto dell'umanità vede il drago come un essere di vita, anzi forse addirittura come l'essere che magari ha dato la vita. Nelle più antiche tradizioni sciamaniche il drago è colui che emerge dall'abisso primordiale e incomincia. C'è una bellissima leggenda origine anche alla Kemovar, l'antica pratica dell'arte del gesto. Un drago che esce fuori dall'abisso del vuoto praticamente e si mette a danzare come diciamo espressione creativa di un uomo, cosa può fare. Ecco. Ma il drago può essere accostato in fondo all'epoca dei grandi sauri o dei piccoli sauri anche. Ma qui il discorso è molto due note su questo. Sì, diciamo che c'è la leggenda, ad esempio, c'è quella la leggenda druidica del drago che dice che il drago poi dal suo sangue nacquero dei figli che poi è l'umanità, no? Mentre invece, ad esempio, c'è una leggenda del mondo classico che parla di Ofione, di questo serpente che insieme a Eurinome stabiliscono un rapporto che poi però Ofione, questo grande drago, questo grande serpente, dai suoi denti, gli cadono i denti e si genera l'umanità e lui si nasconde nelle viscere della terra. Avvistamenti di draghi moderni. Avvistamenti nella nostra epoca. Avvistamenti nella nostra epoca. Cioè più recenti, quali potrebbero più recenti essere? Possibili mi fa venire in mente se vogliamo considerarlo tipologia del drago, è l'uomo falena. L'uomo falena è di nuovo un bell'argomento. Sì. Draghi proprio il Mothman. Più simile all'iconografia del drago, forse i Tazzelwurm. Questo che stiamo vedendo è un monumento che hanno fatto all'uomo falena, esatto. E questo è un avvistamento. E quello è un avvistamento molto particolare, è il 12, il giorno successivo al crollo delle Torri Gemelle, 12 settembre 2011. Tra l'altro hanno fatto anche un film famosissimo. Sì, The Mothman Prophecies con Richard Gere, che ha avuto molto successo e rappresentava proprio la storia di quel paese, Point Pleasant. Quelle immagini sono di quel paese, nel West Virginia, dove tra il 1966 e il 67 ci furono tantissimi avvistamenti, ma proprio tanti e circostanziati da non poter dire che era un fenomeno illusorio.
di un essere ad altezza umana, slanciato, altro, con penetranti occhi rossi molto luminosi, braccia, gambe, corpo e ali da pipistrello. E anche lì c'è un'interpretazione duale, cioè da una parte dicono che si manifestava quando c'erano dei grossi disastri, come se li provocasse, dall'altra c'è chi dice che invece l'interpretazione è che erano degli osservatori. Infatti, nel caso di Point Pleasant l'evento drammatico fu il crollo di un ponte per cui morirono 46 persone e ci furono molti testimoni e anche foto che rappresentano esseri del genere vicini al punto in cui il ponte cedette, per cui naturalmente la ricerca si è biforcata, coloro i quali dicono sono venuti a vedere o causare addirittura eventi tragici, altri che si dicono sono venuti a monitorarli e magari anche a cercare di evitarli. Di sicuro sono stati poi osservati durante il terremoto di Città del Messico nel 1985, dopo l'esplosione di Chernobyl. Mi sembra che ci siano stati dei naturalisti del Novecento che addirittura hanno studiato molto seriamente il fenomeno dei draghi, soprattutto nell'arco alpino. Certamente, quello che avevo accennato prima, il Tazelwurm, e infatti lo chiamano il drago delle Alpi. Su tutto l'arco alpino tutte le popolazioni, anche le più diverse tra di loro, ricordano e parlano apertamente dell'esistenza di un lungo essere draghiforme, potremmo dire, perché ha la forma di un lungo serpente con le zampe, che si manifesta e non si manifesta. Molti dicono di averlo visto, il famoso Ulisse Aldrovandi di cui dicevo prima ne riporta il caso di due di questi Tazelwurm che erano stati veramente visti e catturati. E ci sono stati degli avvistamenti anche, mi sembra, nella zona di Genova, ma parliamo del Medioevo, che ci fossero anche questi avvistamenti. Nel vecchio Medioevo ci furono un caso nel IV secolo d.C. di un drago collegato alla leggenda di San Siro, il vescovo che lo tra virgolette costrinse ad abbandonare la città. Poi anche il caso dei cannoneggiamenti che tu conosci bene, perché l'avevo sentito da te. Sì, questo nel Medioevo. Sì. C'erano apparse delle creature che avevano la forma di draghi, però bipedi, abbastanza con una morfologia umana, che erano stati avvistati e avevano impaurito la popolazione di Genova, tant'è che li spararono poi senza esito però delle cannonate. Ma tutto questo però mi fa venire questi animali di cui tu sei appassionatissimo, no? È un argomento che tra l'altro qua magari bisognerà fare altre puntate e sviluppare blocco dopo blocco. Ma ho un'idea che in definitiva dopo 300 milioni di anni che i sauri, grandi sauri, piccoli sauri sono esistiti su questo pianeta, alla fin fine, dopo la loro scomparsa sui 60 milioni di anni fa, probabilmente non sono scomparsi tutti e quindi qualcosa è rimasto, quindi ecco perché c'è questa diceria di ancora, magari questi draghi non potrebbero essere dei pterodattili ancora che sono sopravvissuti. Facciamo vedere un filmato di quello che chiamano il mostro di Loch Ness, che è un fenomeno dei nostri tempi, uno dei tanti filmati. Thank you.
filmati, avvistamenti, testimonianze. Possiamo anche dire che una cosa del genere l'abbiamo vista anche noi, sì, quando eravamo in Scozia. Noi eravamo scambiati sulle prime per un tronco. Quando poi il tronco si è inabissato e non è più uscito, abbiamo capito che era qualcos'altro. Comunque è indubbio che questi argomenti ci mettono di fronte a una realtà che è nascosta e che però varrebbe la pena di conoscere meglio, perché è come se ci fosse tutto un mondo intorno a noi, e parliamo pure di intelligenze diverse, come no? Che esistono, sono tra di noi. Vogliamo, il tempo è tiranno, ma vogliamo dire due parole sul gatto mammone, che è una cosa bellissima. Gatto mammone è una cosa bellissima. È mitico, allora, è il gatto mammone sembra soltanto una roba da fumetti da bambini, ma così non è, perché intanto anche lui ha agganci con tradizioni antichissime. Viene rappresentato né più né meno come un gatto, ma solo che è un gatto enorme e di solito è altezza uomo, diciamo così. Di solito è nero, talora con una macchia luminosa bianca sulla fronte. Il suo nome, gatto mammone, ha anche qui due storie, perché c'è chi identifica mammone con mammona, che è una parola aramaica che ha a che fare con gli attributi del demonio, ma c'è chi lo identifica con una parola fenicia, maimone, che invece era una divinità pura e positiva, il dio della pioggia, della rinascita, della fertilità, positivo per l'uomo. Quindi anche qui c'è una storia di un personaggio stranissimo che da sempre accompagna l'uomo, che poi è stato anche demonizzato come tutti gli animali fantastici. Mi piace ricordare che un gatto mammone è stato protagonista di una vera e propria cerca del Graal. E questo è interessante. Sì, perché nel 200 un anonimo poeta toscano scrisse un poema dal titolo Detto del gatto lupesco, e questo gatto lupesco era un gatto mammone. Che cosa fece? Incontrò né più né meno che due cavalieri di Re Artù, i quali stavano andando a fare la loro cerca del Graal. Incuriosito ne chiese conto, loro gli spiegarono, ne fu talmente colpito che decise, come potrebbe decidere un qualunque umano, di farsi la propria cerca del Graal, di andare anche lui alla ricerca di qualcosa. Partì, abbandonò i suoi luoghi, incontrò un eremita, un maestro, che gli indicò una strada, la seguì, su quella strada visse diverse peripezie e alla fine, senza farla tanto lunga, chiuse e fece la chiosa dicendo: cari lettori, io il mio scopo l'ho raggiunto, vedete. Bellissimo. Voi, la mia vita è cambiata. Bellissimo. Bellissimo. Ci sono degli insegnamenti notevoli. Straordinario. Ma abbiamo fatto una panoramica velocissima, mi dispiace anche aver trattato questi argomenti così importanti in questo modo, ma sarai ancora nostro ospite, magari a temi, no? Molto li approfondiremo, certo. A temi. È anche molto divertente. Facciamo vedere ancora un attimo il volantino della manifestazione nazionale contro lo zoo del 27 maggio, perché dovremo essere veramente in tanti da tutta Italia. Allora, il chiudiamo. Punto di incontro dove sarà? Sarà in Porta Susa alle 14 a Torino. Chiudiamo qui, grazie, è stato molto molto interessante, ma non finisce grazie qui. Grazie Elio, grazie a Giancarlo, grazie a tutti voi che ci avete seguito e alla prossima.